Ci vuoi aiutare? Adottaci a distanza, bastano solo 15 euro al mese. Quaranta persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del ROS di Milano con le accuse di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi. I fermi sono avvenuti nelle province di Milano, Como, Lecco, Monza, Brianza, Verona, Bergamo e Caltanissetta e riguardano tre sodalizi riconducibili all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto 60 persone che avevano omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi immobili e depositi esteri per oltre 17 milioni di euro. Si tratta di beni detenuti soprattutto in Francia. Le persone sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate. È di 40.000 euro il bottino della banda entrata in azione alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Settala. Due persone sono riuscite ad aprire il bancomat con la fiamma ossidrica ed a fuggire col denaro. I carabinieri hanno arrestato a Crema un 51enne già noto alle forze dell'ordine come spacciatore di droga. È stato trovato in possesso di hashish e recuperato anche all'interno della sua abitazione, segnalati alla prefettura di Cremona diversi giovani come assuntori abituali di droga. Su segnalazione di un residente, i carabinieri hanno bloccato lungo la Bergamina Pandino un'auto con a bordo tre sloveni residenti a Milano. Uno di loro, un 56enne, è stato arrestato perché deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di carcere. Gli altri due sono stati denunciati per il possesso di arnesi atti allo scasso. Un albanese di 25 anni è rimasto ferito da una fucilata alla spalla in un'azienda di via Landriani nella frazione Torretta di Lodi. I carabinieri hanno poi trovato il fucile poco distante. Mistero su chi ha sparato. Chiesta per Igor Piovesani, direttore della piscina di Lodi, una squalifica di 2 anni dopo un controllo antidoping nel quale era risultato positivo. La richiesta è stata avanzata dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI. Apre i battenti oggi a Codogno la 224esima edizione della fiera dedicata all'allevamento e all'agricoltura. Nei padiglioni espositivi di via Medaglie d'Oro si fa spazio per 2 giorni a suini e bovini. Ricco il programma dei convegni, Confagricoltura ha chiamato a raccolta soci ed imprenditori per parlare di reti imprese, la nuova opportunità offerta al settore primario per continuare a crescere.